in studio per questo emozionante diretta dei playoff. Oggi qualche minuto per preparare tutto. Siamo subito da voi, aspettiamo chi avrà avuto il coraggio di svegliarsi questa mattina per partecipare in diretta al playoff che vede come protagonista Lions con gli Ogre contro un caos veramente pesante come quello di Gdenik, australiano, che ci fa svegliare alle 9:30 di mattina. E siamo ancora fortunati in Inghilterra, sono 8:30. Allora, fatemi preparare tutto. E arrivo subito da voi. Vediamo chi si sarà svegliato a quest'ora. Allora, mandiamo un bel messaggino su Telegram. Il bot penserà a Discord. Tanto chi c'è, chi non c'è, non c'è. E chi non c'è si potrà godere questa fantastica. Questo fantastico VOD o su YouTube o su Twitch. Arrivo, eh. Ho un raffreddore intanto che non accenna a diminuire. Molto bene. Allora, qua ci siamo, qui ci siamo, lì ci siamo. Bene! E come dicevo prima, buongiorno e benvenuti a questo playoff di CCL 47, 64esimo, prima partita. Andiamo subito a vedere l'avversario di Lanz, Gdenik, australiano con Mad Tentacle Loving Weeds. Robe che vivono in Australia sicuro. Ovviamente non c'è la macchina da turnover, ovvero Minotauro. Allora, guardie, 1, 2, 3, 4, 5 guardie, un Beastman con tentacoli, molto divertente. Chaos Warrior con Stand Firm, due Stand Firm, due Chaos Warrior inamovibili. 1, 2, 3, 4, 5 Close, che contro gli Ogre purtroppo avranno il loro bel da fare. Tutti Chaos Warrior Block Mighty Blow, Beastman Block Mighty Blow, quindi anche loro picchiano, forza 4, soprattutto tutti questi Mighty Blow si faranno sentire sugli Snotling e soprattutto questo Tackle si farà sentire sugli Snotling, potremmo assistere a un massacro, come no. Warner's Note, forza 4, va a forza 5, quindi un Minotauro legalizzato in Blitz senza corna, perché vabbè, Minotauri mi diventa un big guy in Blitz e non ti lascia andare. Quindi da fare molta attenzione. Poi il portatore di palla G4 Block Assurance, manca di dodge, ma è più che abbastanza. Due guard completamente a caso che servono sempre. Posso dire il peggior abbinamento dopo gli Halfling della CCL 37, 10 edizioni dopo, Lanz torna in campo, però perlomeno contro un avversario veramente, veramente forte. 4 reroll, 10 refactor, un apo, meglio perdere dal caos che dagli Halfling, come si dice nel settore. Allora, 2280 rating value, 2280 me lo vado a segnare. Andiamo a vedere Hazermas se lo troviamo al volo. No. Ok. Andiamolo a cercare così. Eccolo qua. Another one bites the dust di Hazermas. Allora, abbiamo 4 ogre con guard che comunque si difendono. 1, 2, 3, 4, 5 ogre con block. Attenzione, molto molto valido. E uno Gnobber star player che non gioca in questa partita con un leader che sarebbe servito e come se sarebbe servito. Controllo che l'audio c'è, sì, assolutamente.
La musica del gioco spero che voi la sentiate. Detto questo, direi mettiamo anche un po' di musica per allietarci. Allora, altre cose notevoli, Bracktacle, si va un po' dove si vuole, si spera che questi ogre riescano a fare il loro. Due Gnoblar con Diving Tackle, non tantissimo, uno con Dirty Player, 1830. Andiamo ai conti. Mi sono svegliato presto stamattina, quindi usiamo la calcolatrice. Si parte con una differenziale di 450, quindi insomma, 450k, un mago, 300k, ci può stare uno star player. Vedremo cosa sceglierà di fare Lanz. Allora, fatemi aprire. Ok. Beh, non sarà per niente semplice, sarà praticamente impossibile, ma sarà sicuramente divertente. Questo è poco ma sicuro. Quindi, chi c'è in chat, mandi un saluto, mi faccia sapere se si sente tutto bene, musica, gioco e tutto il resto. In questo modo posso eventualmente correggere il tiro e siamo di nuovo a 399 follower, ragazzi, quindi fatevi sotto. Click that follow and bring the followers to 400. Arriviamo a sto 400, fatichiamo a mantenere questo 400, ragazzi, però siamo noi, non abbiamo problemi di aspettare persone che vengano a mettere follower perché siamo noi. Quindi mi fa molto piacere essere con voi questa mattina e anche se lo vedete con il VOD. Spero per voi che sia una bella partita, è godibile. Andiamo a vedere se. Allora. Ok, questo a posto. A cercare, e sono già entrati in campo. Eccoli qua. Buona partita, ragazzi, dalla Wild Cabal TV. Ma ciao, Imiraz. Fu lui, forse, musica un peraltina. Musica un peraltina. Regoliamo un pochino. Eccoci qua, cosa avrà preso Lanz? Ha preso due Bloodvaser Babe, ottimo, un Bribe, The Ref e un Mago. Altre cose particolari non le vedo, quindi si parte probabilmente con un Ogre in attacco. Ecco qua le skill date, tutti i giocatori skillati e pronti. Ricordiamo che la musica la sentite in diretta su Twitch, mentre sui VOD e sui replay di YouTube e non la sentite perché coperta giustamente da copyright, ringraziamo tutti gli artisti che ci accompagnano questa mattina. Gioca in difesa.
Mentre i due Gnoblar sacrificali. Quindi si chiude a riccio. Una bella muraglia. Su questo devo ammettere che Blood Bowl 3 è apprezzabile. Ci sono le formazioni sono più semplici da salvare fuori. Moonblitz, attenzione. Attenzione perché questo blitz cade a fagiolo. Si arrivano delle ferite. Un po' da ragionare, ma direi ottimo. Inizio per Lanz. Questi giocatori possono muovere gratuitamente, è concesso anche un blitz che parte subito. Attenzione, attenzione, occasione. No, non va. Peccato. Se questo snotto vorrà rischiarsela fino là. Ora il vero problema è che portare questi ogre a contatto di base sarebbe comunque rischioso. Si prova tutto per tutto. Pelo! Ah! La catapulta Gnoblar non ha funzionato. Quasi, potremmo dire quasi. Gran pelo. Tanto sarebbe morto lo stesso. Doppio scatto. Si porta in posizione con la palla. Ora, se la palla gli scatta addosso, potrebbe fare addirittura il miracolo. Snotted pouch. Il borsello. Breathtackle. Manovra rafforzativa. Anche se qui basterà un blitz per avere un ricordo, questo lato un po' debole. Stare un po' attenti. D'altronde, questa è una partita dove si deve rischiare. Parte il fallo. Giusto e dovuto. Duty player e il supporto di due giocatori. Stordito. Meglio di niente. Attenzione! Quasi! Quasi! Beh, 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 beh. Non è ancora iniziata la partita e già ci dà soddisfazioni. In bocca all'ogre, Lanz. Attenzione. Eh già, se va sulla palla rischia di spostarla verso gli ogre, si spera almeno. E infatti è così. Grande giocata difensiva degli ogre che mettono al sicuro il pallone più di prima. Anche se poi qua abbiamo una G4 su Rent. E qua purtroppo devo ammettere, non dico errore, ma senza tackle. Gli snotti fanno loro, attenzione, KO con pellaccia. Che blocco fortunato grazie al Mighty Blow. Power up immediato per Lanz che non può permettersi di perdere neanche un ogre. E si va avanti. Non passa l'armatura, ricordiamo che tutta la linea qua a close.
Quindi l'armatura degli ogre in questo momento è 7. Per fortuna resistono. Welcome to everybody, this is an Italian channel, but if you drop a line... Via il Dirty Player. Via il Dirty Player. Ha fatto il suo, ci ha provato. If you drop a line in English in the chat, I can speak in English with you. Otherwise, we usually speak Italian in this channel, but we are English friendly. Ciao ragazzi, buongiorno. Vediamo. E infatti, tutto fa. Tutto fa. Dodge al 3, pick up al 4, dodge al 2. Lo dicevamo prima, comunque a G4 assurance. Dodge al 2 fa 2. Ricordiamo che gli Snotling non applicano almeno uno alle loro tackle zone, all'interno delle loro tackle zone. Fanno comunque fare il tiro di dodge. Quindi con sprezzo del rischio, Gdenix si riporta in vantaggio, ma qua il dodge è fallito. Lascerà andare, invece no, usa un reroll, quindi ottimo Vulgot River che fa usare un reroll all'allenatore del Caos. Per un posizionamento comunque dovuto. In quanto comunque si ritroverebbe in una situazione collosa. Adesso tocca a Lanz, si trova con tre ogre sotto, un primo turno passato bene, ma vi ricordo che sono sempre ogre e di conseguenza sappiamo benissimo quello che può succedere. Finché Nuffle la manda buona è tutto ok. Questo team avrebbe una possibilità solo se gli ogre facessero sempre quello che gli viene chiesto di fare, ma sappiamo tutti come funziona. Comunque Caos in discreta difficoltà grazie ad un... parte Blitz intanto. Purtroppo una spinta. E si va subito a basare il portatore che è praticamente invasabile però. Infatti si va a marcare il tentacoli che dà molto fastidio all'Ignoblar. Avendo comunque forza bassa, forza 4 contro forza 1, praticamente è una carta gnoblaricida questo giocatore. Ora sta pensando se attivare questo giocatore o meno, Lanz, probabilmente. Buongiorno D-Boy, buongiorno, benvenuto a questo inizio playoff, è iniziato un po' alla grande per Lanz con un bel blitz che non è male, ha provato a prendere la palla sferata dallo Gnoblar qua sopra, intanto si riporta con un fallo cercando di pareggiare i conti, ma purtroppo non riesce. Ricordiamo che Lanz ha un bribe, quindi sta provando il probabile. E finiscono in panchina Fuck Aircleaner che ha fatto un pelo, è stato lanciato da Tag Face Pounder sul portatore di palla ed è arrivato praticamente una casella dietro di lui, si è abbassato giusto in tempo e lui ci credeva tanto, infatti è caduto di testa e via, non gioca più con noi. E anche Dust Screamer invece è stato, che è il nostro fallatore preferito, è stato bloccato e ferito direttamente. Qua comincia la sagra dei Bonehead, purtroppo, ma lo sappiamo che può andare così. Attenzione perché comunque Lanz ha a disposizione ancora il mago. In questo momento in difesa, attacca il Caos, quindi mago che in base alla situazione poteva essere usato anche per segnare in questo momento, ma non è particolarmente, come dire, il momento in questo caso. Speriamo che riesca ad utilizzarlo per evitare di prendere una meta, quindi nel drive di attacco di capitalizzare col throw teammate o con altri mezzi il touchdown. Parte Blitz, non piace nonostante il Bonehead. Hey Rick, how you doing? Iago, Azumas,
È stato with a blitz and it made Gdenek think about Augustus and Noblers. But hey, just stunned, stordito. Ricordiamo che quasi tutti hanno artiglio, ma anche quelli che non hanno artiglio riescono a bucare l'armatura con un 6-4-10. Tanto si smarcano all'umana maniera. Returno 2 per Hazarmas. The biggest, the best per noi. So how are you doing, guys? I remember you that if you drop a line in English, we shift the language in English to answer your messages. Here comes the blitz. Preso. Ah. No luck. Now ogres have to remove something, or they can, of course, suffer the chaos supremacy in strength and claws. E quindi siamo già al secondo turno senza case. Adesso stavo dicendo in inglese appunto che sarebbe il caso che gli ogre rimuovessero qualcosa, ma anche uno gnoblar magari con un fallo, vediamo se riesce. No, praticamente immortale Pimulgor. La palla saldamente in mano di Ten Mulgors, portatore di palla designato a G4 Shurenz. Si rialza. Beh, doveva arrivare, però questo è importante, quindi lo rirolla perché comincia a basare Guerrieri del Caos con varie guardie, portando la sua forza a 6. Comincia a marcare lato B. Arriva una guardia a Dremmen Forte agli artigli del caos. Ora Gdenek ha il suo bel da fare, anche lui deve cercare di buttare giù gli ogre il più possibile e non ha difficoltà a farlo. Con artigli, attenzione! E Vulgot Gonless è infortunato! Doppio Apo per fortuna salvato. Enjoy the substitutes. Ma finisce gli Apo. Rimane ancora con due Bloodvaser Babe e un Bribe. Già finiti gli Apo al terzo turno. So he's got two Apos and he finished them at the third turn. So as we know, Chaos is hitting hard. And with all that close, it's a beautiful match, but not a beautiful matchup for Hazarmas with Ogres. Parte Blitz. He got blocked and lost about it. Per fortuna. Adesso vediamo questo blocco invece. Ah! Here comes the paw. Stand firm, rimane lì. Senza close, 6 più 1, 7, quindi non supera l'armatura.
Stordito. Non benissimo. Era col Predator che corre. A forza 4. Non benissimo perché oltre ai Bonehead. Oh, attenzione! Reroll! Doppio teschio! Via! Questo fa male. That hurts. Rightly. Doppio teschio, ragazzi. E via! And this is what Azer must need to get this match in pair. Ovviamente questo è quello che serve per... Eccolo qua. Tristezza infinita. 4 teschi di fila. Skull, skull, skull. Skull, skull. Nuffle's sake. Ok, sì, grande Andre, anch'io godo. Qua stampo pensando se usare block o spingere, perché a presto, però meglio buttarlo giù, abbiamo ancora un fallo, uno ci prova. Arriva il fallo più uno. Via! Locura! Locura, locura, non locura! Ciaone! Mortissimo! Breathtackle! Partita emozionante! Buongiorno! Buongiorno! Un po' Piero Pelù. Buongiorno! Molto bene. E quindi non gioca più con Gdenik, il wrestler guard. Non una perdita enorme rispetto al resto del team, ma comunque una perdita importante. Dato la palla si muove sulla fascia destra, noi diamo sempre la schiena agli attaccanti, cioè vediamo gli attaccanti di schiena, scusate, perché diamo la schiena agli attaccanti voleva dire tutto e niente. Non si muove. And his name is John C. Attenzione, ci mette il prosciutto e i reroll rimangono. Adesso Hazelmast ci sarà da vedere se vorrà utilizzare subito il fulmine e lanciare uno snotto oppure no. È un po' sbilanciato sulla sinistra. Grande il Miraz. Si è sentito and his name is John Cena, il Miraz, perché ho un po' di problemi con Streamlabs ultimamente. E con lo streambot, quindi spero che si sia sentito. Fammi sapere in chat.
Arrivo ragazzi, sto scrivendo qualche messaggio. Bene, sono contento perché non sento niente. Non chiedetemi perché, però l'importante è che lo sentite voi perché è divertentissimo. Intanto, beh, parte un buon end, però devo ammettere che al momento si sono comportati piuttosto bene sinora gli ogre. Per fortuna, perché come dicevo, c'è bisogno di tutto per rimanere in pari con questa partita. Dai, questo purtroppo lo devi muovere in qualche modo. Ce la fa Razut Flayer, forse anche a fare uno scattino, infatti eccolo lì. Un paio di scatti e si torna al centro della bolgia. Turno 5 per Gdenik, ancora 3 turni per segnare, un mago contro. Che con tutta probabilità vedremo usare nel prossimo turno. Now remember you that if you speak English and if you want to interact with us, drop a line in English in the chat and we'll listen to you in English. This is an Italian channel, but we're English friendly, so feel free to chat with us. That is just me, because my friend Azumas is playing the playoffs now, so no time to chat, for sure. Especially playing ogres. Ma torniamo al campo. E sì, si sta facendo una bella colonna. Ok, sta invogliando alla palla di fuoco nella speranza che venga un 3 o più. Però questa è roba da fulmine, non da palla di fuoco, se, per come la vedo io. E attenzione! Slippery, slippery do. Anything but a one. Parte Blitz e ha finito il reroll? No, ne è ancora uno. Gdenik. Però con Close stordito. Ricordiamo che sono finiti gli Apo per Lanz, quindi tutto quello che arriva adesso non è più salvabile. E qua la situazione si fa un po' tremenda. Perché comunque un mago giocato adesso potrebbe non essere top. Qua ci vorrebbe una palla di fuoco ben assestata. È comunque una scelta molto complessa per l'Anzi. Vediamo. Cosa deciderà di fare? Non semplice. Non semplice. Palla di fuoco! Ci sta! Preso! Preso! La palla finisce anche in posto carino. Se vogliamo. Funziona il mago, dai. Funziona il mago, ottima palla di fuoco. È un rischio che bisognava correre. Lanz l'ha corso ed è andata normalmente bene. Poteva andare in maniera spettacolare. Soprattutto con Blood Bowl 3, perché da qui si poteva saltare con tutte e tre per terra, da qui si poteva saltare qui direttamente per prendere la palla, anche da qui, eccetera, eccetera. Però qua ci voleva un bel War Dancer di BB2. Bella palla di fuoco, 150k spesi comunque bene. Adesso qua servirà un blitz e il recupero della palla. Con un po' di difesa da parte degli Gnoblar. Situazione comunque che resta complessa. Anche perché purtroppo agli ogre non si comanda. A parte Blitz! Ok. Block ce l'ha. Ah. Ok. Posso dire che non l'avrei fatta così, però... Lanz sa quello che fa, io forse avrei bloccato di qua per spingere il Chaos Warrior lì, però fondamentalmente non avrei spinto nulla perché dati i risultati.
qua c'è da giocare in difesa, ma bisogna anche stare attenti agli Gnoblar chiave, come questi due Gnoblar con Davin Jacol, lui sta pensando se metterlo qui, però a Teikol, questo Bismack, quindi questi due Gnoblar sono in grande pericolo e potrebbero non venire utilizzati nel secondo tempo. Vediamo come si comporta. Gnoblar a 2 più, doggiano a doppio 1. Ah, che male. E purtroppo uno Gnoblar con Davin Teikol non gioca più con noi. Scivola dritto con la faccia su una delle punte della palla. La palla che scatterà molto male, tra l'altro. Difesa da Chaos Warrior e Beastman. Quindi purtroppo con un reroll a disposizione vedremo probabilmente una meta prima dell'ottavo turno, l'ottavo turno di Gdenek. Attenzione però, Shisho Canotta di Ferro resiste e sa che è uno Gnoblar chiave, quindi non deve uscire. Domanda tecnica, gli Gnoblar con Tisci danno gli assist in forza? No. Gli Gnoblar con Tisci danno gli assist in forza, ma quando tu fai... Sì, cioè danno gli assist in forza, ma quando tu dodgi contro di loro, vorrei dire una cavolata, sono sicuro che quando tu dodgi contro di loro, no. Sì, danno l'assist in forza perché rompono le balle, però ti fanno doggiare senza almeno uno. Quindi sì. Diciamo che tu dodgi sempre a più uno attorno a loro. Tanto qua Wilgot River resiste un po' al corridoio di pattoni. Qua si alza, prende la palla, un doppio uno ci vorrebbe. Peccato. Peccato. Situazione purtroppo non capitalizzata. Sì, la forza sì, perché ti si mettono in ginocchio dietro e uno ti spinge e quello ti fa cadere, quindi sai com'è. Sesto turno per Another One Bites the Dust di Azermas. Ovviamente tutto quello che diciamo qui cioè, si parla di Blood Bowl 2, quindi di Blood Bowl 2016, vecchia edizione. A volte le cose possono combaciare anche con l'edizione del 2020, come in questo caso. Vorrei prendere l'altro caffè stamattina. Ora c'è un momento di pensiero per Azermas, perché la situazione non è per niente facile da sbrogliare e alquanto impossibile. L'unica situazione è creare un corridoio per lui, quindi probabilmente questo Ogre potrebbe andare a bloccare questo Chaos Warrior per liberare un po' di spazio e spingerlo qua. C'è da dire che però c'è un Throat in Bait e rimane lì. Rimane lì, però ci ha provato. C'è sempre l'opzione catapulta infernale dei gemelli Derrick, che però in questo caso non ha funzionato. Vi ricordiamo, ne approfittiamo per ricordarvi dalle ultime FAQ di maggio 2022, che adesso con il Throat Inmate, se uno dei vostri giocatori cade su un qualsiasi giocatore, è automaticamente turnover perché conta come caduto. Invece se cade per terra si sfracella, non frega niente a nessuno, e questo ha nerfato non poco istanti. Ciao, piccola pausa dallo studio. Wifi studio. Grande Max. Anch'io, guarda che non mi faccio più sentire moltissimo, però è perché abbiamo settimane infernali con 7:30, se la mia collega ha pure preso il Covid, io sono da solo su nell'ufficio Trilevico, è un ufficio molto piccolo, si lavora in due o tre persone e in questo periodo
Purtroppo è un lavoro che nessuno può sostituirti perché sono, sapete come sono le dichiarazioni dei redditi e quelle robe lì, tutta burocrazia che difficilmente è sostituibile da persone con capacità tecnica e anch'io fatico, quindi periodo veramente brutto, quindi un po' di relax, però posso dirti che sto lavorando ad un progetto fantastico, ma sì, ci vogliamo bene lo stesso, certo. E tanto Gdenik qua sta un po', vuol dire, cercando delle rimozioni, però bisogna stare attenti perché potrebbe anche subirle. Non si azzarda a fare meta perché sa che gli ogre hanno la possibilità della meta in un turno e avranno anche la possibilità della meta in un turno comunque. È un po' il punto forte. Intanto doppio 1, per fortuna, su questo blocco l'armatura regge. Quello che volevo dire è che ho appena finanziato un progetto fantastico. Io adesso ve lo mando. Arrivo, eh. E praticamente sono delle tiles stampabili 3D 32 mm finalmente. Tanto qua si usano i reroll. Si usano i reroll. Vediamo se riesce a capitalizzare con close. Direi di no, per fortuna 5. Palingon, ce l'eravamo un po' dimenticato. Ah, morto! No, malissimo. Block, break tackle, sure hands. L'ogre portatore di palla è morto. Un ogre che serviva a tutto, perché comunque non può permettersi di perdere neanche un ogre, soprattutto però contro i team agili, dato che contro i team agili che riescono a blizzare facilmente gli Gnoblar, un ogre con sure hands può raccogliere palla da terra molto più facilmente, quindi una grave perdita, ma non gravissima. Rispetto ad altre skill che servono molto di più come guard, il problema è che quando perdi un ogre, purtroppo è così. Comunque una partita piena di morte e distruzione. E a noi piace, tanto vediamo proprio Ten Bulgors da solo sull'end zone, quindi grande scherzone da parte del Caos. Che si porta in super vantaggio di pezzi. Parte Blitz, cerca di rimuovere adesso pezzi chiave. Attenzione! Attenzione perché questo l'ha preso. Questo l'ha preso, ma figurati. Se va così con le armature, non c'è speranza, purtroppo. Vediamo. Doppio block. Rimangono lì. Attenzione, vediamo se riesce a rimuovere almeno un nuovo bestia. Attenzione, arriva la spallata, via! Thunder Snout! Botta e risposta. Tra l'altro, non vorrei dirlo, ma si è fatto male parecchio. Meno uno movimento, quindi ottimo, parte il fallo. Così ti vogliamo, questa è una rimozione. Via forza 4 tentacoli. E vabbè, però noi ci abbiamo il bribe. Però noi ci abbiamo il bribe. Forse non lo usa. Non lo usa? Ho fatto uno. Non lo usa. Credo che uno snotto sia sacrificabile, ce ne sono altri quattro. Quindi ci si tiene il bribe. Ci sta. Ci sono abbastanza snotti, sì. Quattro fuori. Molto bene, molto bene, molto, molto, molto bene. Si è un po' riequilibrata, touchdown. Gdenik che soffre. E adesso vediamo se Hazelmas riesce a pareggiare il conto. E Gdenik esce particolarmente colpito.
particolarmente colpito da questa partita e non so se mai vincesse questa partita, come arriverà nei sedicesimi di finale. Buongiorno, buongiorno Michelle. Allora facciamo il calcolo delle morti. Injury per i Chaos Warrior, injury per Forza 4 Tentacoli, grande injury, injury per due wrestler, uno con guard. Dal lato di Lanza abbiamo purtroppo un ogre morto, ma degli Gnoblar feriti, purtroppo fuori. Entrambi gli Gnoblar, devo ammettere che non mi piace molto il fatto che abbia lasciato andare fuori lo Gnoblar con Diving Tackle, forse anche per tenerselo per la partita successiva, questo io non lo so, però beh, questo si recupera per la partita successiva. Forse però non volevo usare il bribe, forse perché magari pensa che potrebbe essergli utile per un eventuale fallo con gli ogre, dovesse perdere tutti gli Gnoblar. Uno Gnoblar alla fine è sacrificabile, comunque contro questa squadra non è facile mettere. Vediamo, una difesa particolare. Due tackle ai lati. Più difesa qui, due tackle ai lati. Comunque sia girabile. Aggirabile. Lanz è un maestro sui throw teammate, ha comunque con sagacia e saggezza tenuto un reroll per questa azione. Ha comunque ancora 5 ogre, quindi la situazione dai non è così male. Ora tutto sta a vedere che cosa vogliono fare. Questi ogre, intanto Andre, che ha riscattato un altro biglietto e va a 4. Vi ricordo che per 10.000 punti potete riscattare anche voi il ticket per il Twitch giveaway che avverrà a fine Lega, dopo la finale, assieme agli altri giveaway, compresa la squadra, l'intero team di Blood Bowl, che potrete vincere partecipando all'estrazione se finanziate il canale su Buy Me a Coffee. Vi do un po' di link. Tanto volevo darvi anche il link poi di quel Kickstarter, scusatemi, a cui sto partecipando. Si chiama Dungeon Lab. Brilliant Coaching, vabbè, questa metà, oh, attenzione, Touchback, questo già è ottimo, subito lì, intanto Michel riscatta anche lui, il Twitch Giveaway, primo biglietto per Michel, se non erro, e purtroppo comincia così la situazione. Scusate, sono un attimo basito. Sono un attimo basito. E ora rimane un'azione con Tag Face Pounder che però può andare solo in questa direzione, quindi prima si dovrebbe smarcare, ha comunque un meno uno. Però lo deve fare, deve comunque cercare il 6. Non c'è altra soluzione. Non c'è altra soluzione. Ora c'è. Parte un blitz a due dadi per spostare un po' la situazione. È un dado! Ma grande violenza Snotling! Violenza Snotling! Riesce dove gli altri non riescono, parte il throw teammate, attenzione, azione eroica, dice sì tu, lanciami là,
Lanciami qua che poi ci penso io. Vai! Stanti capo. Niente, così all'improvviso. Così. E la palla rimbalza anche qui. Ovviamente è stato rirollato tutto, presuppongo. Ci si è provato. Intanto vediamo se il KO con le Bloodvaser Baby si recupera. Grande di boy, che ha già due biglietti, quindi. Allora, io vi ho condiviso il canale Twitch, che non serve una bega di minchia di niente, e quindi, mentre qua si apparecchia il campo da Blood Bowl, questo è il progetto di Dungeon Lab, che sarebbero delle tiles 3D che ho finanziato, e vi consiglio di dargli un'occhiata, comunque Wildfish Studio le avrà. Potrebbero essere belle e utili soprattutto per il mio progetto dei Dungeon 7, che sono le regole per giocare a un mini dungeon ball più veloce, che potrebbe finalmente diventare un gioco che dura veramente 30 minuti. Però devo testarlo. Con chi lo testo? Con me stesso lo testo. È come giocare a scacchi da solo, però si può fare, con Blood Bowl. Si può fare, si potrebbe dedicare a dire uno più e entrambi i team prendono un Gather F. Questo non bene per Azermas, perché lui aveva il suo e adesso ne ha due. A saperlo, magari lo usava prima. Attenzione, ma solo sordito. Parte la riga di pattoni. Vediamo se qualcuno di questi uomini bestia ci lascia le penne. O le corna, forse meglio le corna, perché non sono Zingor, ma anche lui è stordito. È tempo di pensare anche ad altre cose, come un blocco a tre dadi con Boned. Se ne sta lì. Dice un 2-3, ma non sa contare fino a 3 e rimane stordito. Da questa cosa. Ma come si fa a partecipare, per voi italiani che seguite il canale, all'estrazione di un intero team stampato 3D? Ve lo dico subito. Tanto per iniziare dovete venire su Discord, o anche no. Però su Discord ho scritto le regole, quindi io vi lascio il link di Buy Me a Coffee, dove potete diventare sostenitori del canale donando 4 euro al mese, che noi dedichiamo sempre al finanziamento di progetti di miniature 3D, piuttosto che ovviamente all'improvement del canale, insomma, dei quali vi ringraziamo, e ringraziamo soprattutto chi continua a sostenerci, che sulla chat vedete con il badge VIP. Dopodiché, alla fine di ogni lega, tra le persone che ci sostengono, si mettono dei biglietti dentro il cappello, un biglietto ogni volta che partecipano, e se vincono il team i biglietti vengono azzerati e poi si ricomincia da uno. Se uno non vince il team, continua a mantenere i propri biglietti nel cappello fin tanto che poi non ne vincerà uno prima o poi. I team che si possono vincere sono quelli che trovate sul gruppo di Wildfish Studio. Qua metto un altro link, che è il link del gruppo Telegram, che dice quali team abbiamo acquistato per la stampa. Non li stampiamo per noi, ma uno lo mettiamo a disposizione per voi. Allora,
Quindi per voi che avete Telegram potete entrare in questo gruppo per vedere quali sono i team e le miniature che finora abbiamo finanziato per la stampa 3D. Vi ricordo che io stampo con un N-Cube in Photon Ultra che ha un dettaglio di 8K e parte il doppio teschio, parte il primo reroll. Block ce l'ha però con Close. Nah, ragazzi, con Mighty Blow, il secondo KO. E qua ha fatto bene Lanza a prendere le Bloodvaser Babe, però comunque rimani sempre senza un ogre perché non credo che vuoi segnare fino alla fine del secondo tempo, quindi non benissimo, non benissimo. Metterò tutti i link anche sotto il video di YouTube che state guardando, se siete arrivati fino a questo punto. È comunque una partita emozionante. Scusate. Allergia. Piove, spunta un po' di sole ed è subito allergia. Stavolta rirolla, perché ha rotto anche un po' il cazzo. Questo Bonehead, stordito. Meno male. Ora vediamo se cade qualcun altro per un bel fallo. Altrimenti questo è sicuramente un elemento papabile. Anche se già stordito, forse è meglio questo. Dico questo perché sono proprio Beastmen da sacrificio. Quindi se porta in zona palla di fuoco, intanto Fitz. Viene da chiedere dov'è Jean. Ciao Jean. Ciao Fitz. Parte Blitz di Fitz. O dell'amico di Fitz. Che non fa un cazzo, però. Altro Beastman inutile. Sono tutti Beastman inutili per terra, purtroppo. Si crea un corridoio di buoni propositi qua con gli ogre. Lanz. Quattro Beastman, uno peggio dell'altro. Questo Snotling, Brad Fungi, non se la sta vedendo benissimo, deve rimanere qua a marcare questi due, però verrà spinto in un corridoio della morte molto presto. Molto bene, arriverà il fallo? Sì, arriverà al fallo. Arriverà al fallo qua, probabilmente. Qui. Attenzione, arriva lì. Via, molto bene. Sì, però ce li abbiamo due bribe. Daglieli sti soldi, Lanz. Non fare il genovese. Ovviamente Lanz comincia a dargli quello gratis. Ma ottima rimozione. Beastman inutile che giocherà la prossima partita inutilmente. Cerca di recuperare il giocatore del caos o comunque di mettere della pressione, sperando che invece la pressione la metta Lanz, perché comunque se riuscisse a pareggiare avendo trovato teammate con un pizzico di fortuna si potrebbe vincere ai supplementari. Dato qua i due Beastmen più pericolosi sono ancora vivi. Parte Blitz. Ok. Reroll, ok, ottimo, non succede niente. Adesso vedrà che invece su Beastman
con la G4 farà cose, infatti è sempre così, cioè non c'è mai una pausa in tutto ciò, però non avendo close, comunque con un bel Tokyo, anche con close, pur uno snotto, non avrebbe risentito. Ci mette il prosciutto provvidenziale e ha già usato il reroll, quindi rimane per terra. Turno 11. La situazione si fa un po' incasinata qua per gli ogre, che adesso devono decidere se vogliono pareggiare questa partita o tornarsene a casa. Il blitz arriva, però purtroppo. Riroll anche l'Anza, ma trova il Pau. Speriamo che trovi anche l'eliminazione. Non seguirà per andare a marcare questo giocatore. Oh, 9, palo. Peccato, grande palo. Non vuole basare probabilmente l'Anze perché c'è un close comunque. Quindi vuol fargli fare un po' di fatica e vuole comunque che la gente blizzi una sola volta e si avvicina a lui con molta calma e un po' di vasellina. Quando si parla di ogre c'è anche da capire come attivare le persone perché i boned, come possiamo vedere, capitano ed è meglio che capitino forse agli ogre più inutili, però nello stesso momento è anche importante sapere cosa faranno gli ogre chiave. Di conseguenza è molto complesso giocare una partita ogre perché non si possono usare i reroll sui boned. I reroll vanno usati, non si possono nel senso che si possono usare senza l'onere perché non hanno l'onere, però hai pochissimi reroll con gli ogre, quindi tendi ad accettare il tuo destino fin tanto che non è un momento importante per rirollare. Anche gli gnoblar devono fare il loro. Porta e fallaccio. Capò! Questa è una bella rimozione. Una bella rimozione che dà un po' di aria, un po' di respiro. Non è un giocatore chiave, però insomma, ecco. Ora abbiamo altri due ogre. Probabilmente questo sarà da muovere con precedenza. In questa zona. E poi. Lui si muoverà qua, probabilmente. Una mini gabbia ridicola Snotling. Lascia lì, lascia lì. Questi tre Snotling se la giocano. Arriverà al blitz a tre dadi con Tackle. O forse no. No, si porta là. Quindi Brad Fungi, al contrario delle sue aspettative stesse, è ancora vivo. Nessuno si avvicina agli ogre. A parte quando parte un blitz a tre dadi con Tackle. Oh, vabbè, KO con Mighty Blow. Sempre con Mighty Blow. Il terzo KO grazie a Mighty Blow. Va bene che sono Snotling. Quindi, cioè. Il fatto già che sia KO è un successo. Però, Mighty Blow si fa sentire pesantemente. Lo sapevamo, eh? Non è che non lo sapevamo. Problema è che si è fatto sentire molto con gli ogre. Costringendo Lanza ad usare un power apo al turno 1. E un apo al turno 3 e portando alla morte di Ul'Grot River. Probabilmente sarebbe morto lo stesso, ma un apo l'avrebbe tirato perché non è possibile purtroppo permettersi di perdere ogre. E quindi salvate gli ogre. Finché sono in vita, purtroppo uno ci riprova, ma prenditi gli apo.
Parte un blitz in direzione contraria. Speriamo che rimuova questo Beastman, almeno KO, ma invece no. Invece nulla. Diciamo che Lanz ha del tempo, quindi può permettersi di cambiare fascia. Io non sono un grande fan del cambiare fasce, ma solo perché è una strategia che non riesco ad apportare in maniera efficace, ed è anche per quello che... Perché queste strategie sono fantastiche, sono quelle che si usano per vincere, non se ne può fare a meno. Bonad che può rimanere lì, come un albero in mezzo al campo, mettiamolo così. Per qua, qualche gnobler andrà a fare uno scherzetto forse a questo Beastman. Non vorrei dire ad alta voce, ma... Vediamo, infatti arriva la gang del bosco a fare i falli. Un altro qui è questo qua, dai. No, mi meraviglia sempre l'Anzi, dico di cose, lui ne fa altre. Non può permettersi di perdere un pezzo pure con un bribe. Perché questo è un pezzo inutile, fondamentalmente, quindi non serve a nessuno fallarlo per rischiare un bribe. Parte con corno, trova il pau, attenzione. Attenzione agli artigli. Aia. Via un altro ogre. Mighty blow e close. Badly hurt. Quindi diciamo che la prossima partita potrebbe giocare, se ci sarà la prossima partita, perché qua... molto pesante, intanto siamo al 13° turno. Vabbè, non voglio dire che c'è close, certo con 4 non risolve la situazione. Il Mighty Blow del Caos sembrano colpire più dei Mighty Blow degli Ogre. Ovviamente noi siamo un po' tifosi per Lanz, però ecco, dicevo subito, per una squadra come quella degli Ogre c'è bisogno di tutto, mentre invece sta andando in maniera normale, mettiamola così, per gli Ogre. Sta andando bene ogni tanto dal punto di vista dei Bonehead, ma ogni volta che dico Bonehead, poi tra l'altro Lanza fallisce un Bonehead, quindi cercherà di smettere di dirlo, ma non ne posso fare a meno. Però adesso serve un blitz su questa guardia. Che non va assolutamente a marcare questo giocatore, purtroppo. Non ha fatto buon head. Buono. Buon head. È dato uno spintone. Non serve una ben amata minchia. Si va a marcare la guardia. Qua caso fuori la forza 6 close, l'unico c'è da sperare nel block. È comunque un cliente scomodo da avere di fianco quest'ogre.
Un'altra cosa che fanno ovviamente di boy è annullare i più uno forza degli altri, a meno che non abbiano guardia. Le guardie ci sono, quindi dovrebbe andare a bloccare su una guardia. Brutta qua, stava rirollata per forza. Non c'è il doppio 1, non c'è il doppio 1, quindi ottimo. E adesso ci si muove con gli altri, che si muoveranno qua a scrinnare. Fizz! Pipe cleaner, che si porta arrogantemente con sidesteppo sulla linea. Qua si andrà a fermare e lui si andrà a fermare qui. No, doppio uno. Vabbè, lo sappiamo, insomma, sono tier 9 gli ogre, quindi. Parte Blitz con Tackle, 3 dadi, morto. Che ci vuoi fare? KO, vabbè, per stanti, ma vabbè. Quasi, comunque ottimo scatter. Anche se questo può prendere quello che vuole, praticamente, però. Lo scatter almeno non cade troppo lontano. E con questo doppio 1 possiamo praticamente salutare le possibilità di Lanzi di vincere questa partita, se volete la mia. Perché adesso viene circondato il pallone, quindi è veramente serve un miracolo di Nuffle per vincere, per portare in pareggio, neanche vincere, scusate, questa partita, anche perché si gioca di controllo. Qua c'è da prendere una palla con meno 2 e poi andare via, sopravvivere a 2 tackle, una roba un po' in prova. Parte il blitz con break tackle, viene in aiuto doppio teschio. A questo punto Lanza lascia andare, senza reroll. Posso dire che non serviva questa sfortuna a Lanza, nel senso che già la squadra è tier 10, cioè Nuffle poteva anche mandarcela buona per il divertimento, ma così è praticamente confermato l'1-0. Se non il 2-0, addirittura probabilmente cerca di crearsi uno scoring track per fare qualche ultimo star player points. Gdenik, attenzione però, non ne vuole sapere. Allora, con Piling Gun infierisce, non ne vuole sapere. Attenzione, Grot Toll Licker ci regala ancora delle emozioni. Doppio tiro armatura con Mighty Blow, passato ragazzi, eroi. Che non ci meritiamo, ma che ci saremmo dovuti meritare un po' prima. Parte Blitz, ovviamente trova. Oh, attenzione! Anche lui non vuole cedere. Piling Gun. Ah, e vabbè. Nil Grissino se ne va. Perde un punto movimento. Ma mantiene l'onore. Grandissimi giocatori di Blood Bowl e fratelli Grot. E in questo caso però attenzione, perché adesso dovrà cogliere la palla a terra con una G4 che potrebbe fare doppio 1 anche lui. Lo sappiamo. Con Shurenz. No, fa 4 come è giusto che sia. Al contrario di altre situazioni dove si fanno i doppi 1, al doppio. Passaggio per fare Star Player Points, adesso ci sarà il giochino degli elfi, dove lui passerà la palla, lui farà il passaggio per arrivare a 51 e per skillare. Sarà tutto molto triste. Qua c'è da dire che Lanz potrebbe addirittura passare il turno, conoscendolo, altrimenti potrebbe alzare questo Snotling e lanciarlo in testa al portatore di palla.
potrebbe fare entrambe le cose. Probabilmente sta dicendo GG, fottiti. Eh sì, anch'io Michelle posso sentire un po' le bestemmie da qui e le persone stanno già abbandonando, voi non abbandonateci, che dopo facciamo il raidone. Comunque posso dire che è stata una bella partita, posso dire che è stata una bella partita da un certo punto di vista. Via! Quanto male gli fa! Quanto male gli fa! Salappo! Mi sa che aveva perso tipo un punto forza, una roba del genere. Veramente grandissimo, grandissimo. Lance, dagli di sti 150.000 che se l'è meritati l'arbitro. Bello, bello, bello questo fallo. Ci regala sempre delle emozioni. Cerca a questo punto giustamente di distruggergli la squadra. Già gliel'ha distrutta un po'. Dice: io non passerò al prossimo turno, ma tu non passerai quello dopo. E parte Blitz. Nope, dai. Con Break Tackle 1. Serviva un dodge al 6. Effettivamente per andare a Blitz sulla palla. E si caga in mano come se vivesse nel videogioco di Duke Nukem. Questo Sungor. Vi ricordate che c'erano gli uomini bestia che cagavano per terra quando morivano in Duke Nukem 3D? Questo è quello che è appena successo a Sannogor. Parte Blitz. Con Close. A questo punto non è importante perdere Ogre perché la squadra ha già perso, ma fondamentalmente, anche se, vabbè, come sempre una piccola possibilità c'hai sempre, no? Però sono troppi 6. Anche se fondamentalmente adesso non passano l'armatura. Momenti inutili per non passare l'armatura. Si va a due dadi. Ashish. Block ce l'ha, preferisce tenerlo qua. Attenzione. Blitzone, attenzione a Wally. Wally Task. Ok. Porta comunque in tackle zone il portatore di palla, che è comunque un beastman inchiavabile, quindi. Turno 16, vediamo se riuscirà a capitalizzare questo ultimo turno Gdenik. O se saranno solo spinte. Comunque, complimenti Lanze per averci provato. Sicuramente la partita è stata molto bella, divertente. Sapevamo che serviva comunque un aiuto da Nuffle per portarla a casa, ma non era del tutto impossibile, come poteva sembrare. Le Bloodlazer Babes si sono comportate direi abbastanza bene, almeno i KO sono tornati. Comunque ferite, 5 ferite subite da Lanz e 5 ferite subite da Gdenik, compreso un morto e un meno uno movimento, insomma, quindi squadra malmenata in maniera pesante. È stata una bella partita violenta che ci ha divertito, per la quale vi ringraziamo per essere rimasti con noi e che troverete sicuramente anche su YouTube se siete arrivati fino a questo punto. Ovviamente vi consiglio di seguire il canale, venirci a seguire su Twitch, cliccare un like e iscrivetevi al canale YouTube. Noi carichiamo comunque spesso dei video e ne approfitto per dirvi che ci vedremo
ad Aosta, al Gioco Aosta, dal 12 al 15 di agosto. Io sarò lì presente. E il 15 di agosto, guardare il roll, guardare il roll. Fatto, adesso farò il passaggino. Passaggino per fare il punto. Punto esperienza. O va a fare la meta direttamente per skillare, scusate. Pensavo fosse ancora quello di prima. 2-0, molto sofferto per Gdenik. E Lanza ha giocato, ha dato del suo meglio, ma non è bastato. Però ottima partita, spero di vedersi ai prossimi playoff in attesa di Blood Bowl 3 e di quello che sarà. Ne vedremo ancora, secondo me, almeno fino alla 50 di Lega, quindi, ma anche dopo. E qua comunque riesce a prendere in maniera vergognosa la Streamer Dice, proprio l'MVP al giocatore a cui serviva. Però servirà tutto, perché è stata veramente malmenata la squadra di Gdenik. Mentre qua abbiamo un bel MVP a Dots Screamer. Statistiche le guardiamo al volo, poi se volete potete fermarvi il video e giudicarle voi stessi. Star Player Points comunque abbastanza, Dice Roll, questi sono quelli di Gdenik. Questi sono quelli di Lanz, quindi potete poi vedere voi. Andiamo a vedere anche i block dice, comunque Teschi ne sono volati un po' ovunque, anche Gdenik, fortunato nei tiri armatura, perché ha praticamente buttato giù 18 volte, se va bene, quindi in 18 volte ha fatto veramente il suo danno, però è il suo lavoro, con i close ci sta, mentre invece sono curioso di vedere Lanz, sì, comunque qua i teschi sono partiti anche per lui, una partita, insomma, ha avuto 16 meno 17, ha fatto meno blocchi, però comunque dai, direi una partita piuttosto equilibrata in generale. Bravo Lanz, come dici giustamente te, Andre. E grazie anche a voi per averci seguito fino a questo punto. Io direi che andiamo a ridare qualcuno, così vi regalo ancora qualche punto. E cosa faranno le persone? Fatemi vedere prima di andare a ridare qualcuno che non c'entra niente. E probabilmente anche Artemis Black è andato a commentare la partita di Lanz, noi lo raidiamo giusto per salutarlo, ragazzi. Di Artemis Black. Bene, ragazzi, allora tenetevi qua fino al raid. Grazie di Boy, grazie Michelle, grazie Clex per essere qui, grazie Ilmiraz, grazie Rick, thank you Rick to be here. Super 8 e ovviamente vabbè, Fanboy Number One, il mio alt, e noi ci vediamo, ragazzi, il prossimo venerdì. Ciao Lanz, vuoi fare un salto in audio a Null Ride? Vuoi fare un salto in audio? Dimmi tu. Posso annullare il ride se vuoi commentare la partita volentieri, eh? Sì, dai, vieni, dai. Annulliamo il ride, e sentiamo Lanz cosa dice, perché è una cosa importante, anche perché io dico la mia, però Lanz l'ha giocata, quindi ha un altro punto di vista sulla partita. Dimmi quando ci sei, che controllo se. Uè, ciao Lanz, parla? Lo sentite? Perché non so se. Esatto, ditemi se sentite Lanz, perché io non vedo niente muoversi qua, quindi non vorrei magari dover resettare qualche. Vediamo. No, eh? Allora, ok. Prova a parlare adesso. Allora, voice chat, eh? Ok, aspetta, eh? Proprietà, scusate ragazzi, perché devo mettere il canale giusto perché si è aggiornato tutto. AUX 2.
No, non si sente. Scusa Lanze, arrivo. Allora, vediamo un po'. Perché se io vado qui, scusami, Allora qua, Aux 2, ok. Su Discord. Allora, su Discord. Voce video. Link voice. Allora, ingresso. No, no, non è un problema, non è un problema. Basta un po' di pazienza. Allora, Wavelink Voice Chat 2, Elgato Wave 1, è quello giusto. Quindi, questo a posto. Allora, proprietà. Allora, questa dovrebbe essere quella giusta. Vai, prova. Sì, mi sentite? Sì, ok, adesso dovreste sentire Lanz. Non so se sentite altre cose, magari la musica del... Sì, ti sentono, eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Bene, Esatto. Allora, Lanz, come andiamo? Allora, io ti dico bene. subito, Allora, io mi sono sì, divertito dimmi, dimmi. molto perché ovviamente è stata una partita anche violenta, ricca di colpi di scena da un certo punto di vista. È stata una bella partita, Strabella dai, alla fine. partita, a me è piaciuta molto. Sì. Vai. E dimmi, dimmi, dimmi pure che No, niente, poi. ho visto comunque un bel po' di massacro, mi è piaciuto molto ovviamente il blitz iniziale. Gli ogre, per come l'ho vista io, si sono comportati bene comunque all'inizio, facendo Sì. bene o male quello che dovevano fare. E poi è mancato un po' quell'alito di Nuffle che c'è, ecco, in una squadra, come dico sempre io, come gli ogre, che ha bisogno di aiuto per arrivare Vero, vero. verso la fine, il doppio uno. Il doppio Sì. teschio, quel reroll in più che purtroppo ti devi giocare e perdi la... cioè su quei tiri lì su quel doppio uno al 12° turno così era, non sei riuscito a coprire e perdi la partita, cioè non è che succede Esatto, infatti. qualcos'altro. Dimmi tu come hai vissuto questa partita, ecco. No, no, infatti per me è stata una partita comunque giocata. Io ho visto Nick pensare. E quando fai pensare Nick, che voglio dire, è un giocatore stra esperto, stra bravo, che usa tutte le razze, sempre ha vinto due Chalice, sempre nei dintorni della finale, quando lo fai pensare vuol dire che stai giocando nel modo corretto. Perché una squadra come la sua con sei, tipo 6 claw, 5 claw, 7 mighty blow, 7 guard, tutti blocco e quelli che non c'hanno blocco c'hanno wrestle, cioè è Anche una due Taken, squadra. tra l'altro. C'era Sì, proprio la anche squadra anti-ogre, due take praticamente. all piling on, che Sì, esatto. casomai, che non hanno neanche funzionato i piling on, se andiamo a No. dirla tutta, quindi. No, eroico lo gnoblar finale, cioè che si subisce Ah, due tiri sì. armatura, compreso un piling on, e anche il Io terzo. sono Fantastico. stato molto fortunato sui falli, anche se devo ammettere che non me ne sono fatto scappare uno, nel senso che ho fallato quasi tutti i turni, proprio Ecco, quello perché che volevo avevo. chiederti, ovviamente dopo col senno di poi, cioè grazie a cazzo, non serviva avere il secondo... Bribe the ref, perché ne avevi già uno, però sai com'è. E all'inizio ho visto che hai fatto fallo con quello che poi è stato espulso, che aveva Diving Tackle. Come mai non hai Sì, salvato lui tra tutti? perché considerato tutta la quantità di block presente, ho deciso che. Perché non ho usato il bribe? Perché era l'azione finale di un turno. In certe azioni, hai bisogno di fare fallo tipo all'inizio, perché hai tutta la gente intorno già pronta, su, Sì. magari su un pezzo giù, e vuoi fare il fallo e poi muoverli. Ok? E quindi hai tutti gli assist già lì e ho detto in questo caso non è così, è un'azione finale del turno, comunque vada io passo il turno dopo questo fallo, quindi preferisco farmi espellere lui e tenermi il bribe nel caso in cui dovessi fallare all'inizio del turno. Poi è arrivato un secondo bribe e vabbè, quindi No, infatti, col infatti. senno di poi
sarebbe stato meglio No, ma usarlo, io ho anche però. pensato due cose, no? La prima era che magari ti eri tenuto il Brawler perché comunque quello rimane pur sempre un Gnoblar e con due Beastmen con Tackle. Cioè, è difficile anche andare ad usarlo Diving Tackle con un Gnoblar contro una squadra di questo tipo che se basi Esatto, ti massacra. esatto, E secondo, esatto. avresti potuto avere la possibilità di fallare magari con un Ogre. E quindi Sì, sì, uno dice, se sì. per caso non ho uno Gnoblar così, se mi tocca proprio fallare con un Ogre, cosa che non farei mai, però dovesse proprio No, toccarmi che ho davanti ai piedi quello che mi rompe le balle con Tackle e tutto il resto, allora meglio avere un Bribe e uno Gnoblar per quanto abbia Diving Tackle, può rimanere in panchina. E tra l'altro, bicchiere mezzo pieno, se passo il turno, laggiù è al sicuro da qualsiasi cosa. Cioè io so che la prossima partita ho tutte e sì. due gli Gnoblar con Diving Tackle, che comunque magari mi capitano gli Elfi o No, altre avevo gli cose. scaven, se passavo, quindi sì, anche E in quel senso. infatti il tuo team, tra l'altro, anche l'ogre che hai perso, ogni ogre è prezioso, no? Però l'interpretazione che ho dato io era che quell'ogre lì era un Era il più portatore di prezioso. palla, sì, Era il più però meno prezioso. prezioso che contro gli Skaven, nel senso che comunque Sì. contro questo team, cioè quello lì era un portatore di palla da team agili, tra virgolette. Era un Sì. ogre come un altro forte, con Black Tackle e Mighty Blow, anzi quell'ogre lì forse non aveva guardia. Quindi ho detto, vabbè, è gravissimo, però poteva. Forse un ogre con guardia era peggio. Sì, era gravissimo per la prossima partita nel caso in cui è uscito nel miracolo. Sì. Perché era l'unico con Shurenz e quindi Bravo. annullava tutti i Streetball, belinate del genere. Esatto. Però poi alla fine, una volta che ti mettono sotto così, fai fatica. Comunque, come vedi, non ho mollato se non proprio alla fine, vabbè, gli ultimi turni, ma non è che abbia mollato, nel No, senso non è c'era più vero. niente da fare. Addirittura c'è stato un momento che pensavo avessi mollato, invece avevi ancora una possibilità e hai provato a sfruttarla, quindi dai. Sì. Peccato, peccato all'inizio quando hai lanciato quello Gnoblar che ha fatto il pelo alla Vero. G4, che ho detto se lo becca, cioè. Io ero contento sia di colpirlo sia di cadergli a due caselle. Purtroppo gli sono caduto a una e quindi Ed è non è morta lì. atterrato. Sì, E sì, non sì. in senso letterale, morta lì. Esatto. Comunque bella partita, mi sono divertito. Nick è bravissimo, complimenti a No, lui, bella partita, però gli hai rovinato un po' il team, tra non mi virgolette. sono, sì, non Non mi sono tantissimo. sentito in inferiorità, nel senso non ho mai avuto la sensazione di non sapere proprio cosa fare, quindi va Ecco, bene, c'è stato un contento. momento, ad esempio, con il mago, invece, in cui prima della fine del turno di Nick ho avuto l'impressione che lui mettesse tre personaggi lì per farti usare la palla di fuoco a sproposito. Sì. Poi, però, dopo ha mosso i suoi giocatori in una maniera tale che la palla di fuoco era obbligatoria. Cioè. Cioè, io l'ho vista buona perché se va un po' meglio, non è andata malissimo, per No, no, è carità. stata una bella palla di fuoco. È un peccato che poi quel guerriero del caos sia rimasto lì in mezzo ai È coglioni un dopo la palla di peccato. fuoco, cioè dopo il blitz. Quello è Sì, è stato un un peccato peccato. perché quel guerriero del caos purtroppo era l'unico che era necessario che andasse giù Sì, dei oltre tre, al perché era portatore di quello. palla un pochino che se andava giù era Sì, meglio, ovviamente. anche, ma perché era quello con stand firm e quindi Esatto. blitzarlo o comunque spostarlo era un casino. Eh E sì. quindi, Perché bloccava una vabbè. casella, non siamo ancora in Blood Bowl 2020 dove stavo anche lì facendo qualche esempio con le nuove regole, no? Ah, E bravo, con Blood Bowl 2020, se quel guerriero del caos fosse stato per terra, uno Gnoblar avrebbe potuto saltarlo bravo. tranquillamente e Certo. andare magari verso la palla. Invece in questo caso è un albero, è un elemento scenico che ti trovi in mezzo al campo e Eh non ci sì, puoi e far purtroppo niente. lo Gnoblar che ha tentato recupero e che poi avrebbe fatto probabilmente qualche passo indietro, un passaggio agli Gnoblar al centro che erano abbastanza protetti, e mi ha fallito un dodge al 2, Eh sì, no, lì è un po' lì. finito il primo drive, diciamo. Sì, diciamo quando gli Gnoblar fanno doppio uno così. E Sì, è un'altra brutto. cosa che apprezzo un pochino del nuovo Blood Bowl, cioè Blood Bowl 2020, è l'idea. Non sarebbe stato. Quando fai doppio uno non è possibile, o comunque rirollarlo. Però ogni tanto fa comodo investire i reroll in un'azione che comunque deve Sì, riuscire. Quindi su vero, vero. questo sono più verso le nuove regole che su quelle vecchie. C'era a dire che ovviamente quando fai uno dodge uno te lo tieni e quello è Nuffle imperituro che sposta il suo sguardo verso di te. Vero, vero. Quindi insomma dai, Ci sta, ci sta. molto contento
di essermi Sì, svegliato questa anch'io. mattina, tanto mi ero svegliato lo stesso perché ormai col sole alle 7:30 c'ero già sveglio Ne è praticamente, quindi valsa la pena, è stata non una è partita wild, molto, molte molto, molto bella, molto mazzate. bella, e infatti sì. E è venuto anche Rick che ha detto forza Hazermas, Grande. quello amico, quindi dai, Mitico esatto, e è venuto da solo, perché Rick. non Sì, aveva sì. la live, però è stato molto No, non carino. sta. Grande, grande, lo E ringrazierò. allora io mi sposto su The Artemis Black, direi, e Ma grazie. credo che lui faccia. Non so se poi fa di nuovo questo. Cioè, se tiene Vlad lo fa COD. Non lo Se no, so, se chi vuoi c'è? andare su Ah, Gidenik, che c'è anche lui che sta streamando. me l'ho rimosso. Va bene, va Ah, bene, va bene. vabbè, se vuoi, No, no, perché. no, perché sto guardando Fanboy Number One, ecco perché. Ah, Non ok. ce l'ho come amici con Fanboy Number One. Com'è? Gdenik, normale, no? Gidenik, sì. Vediamo se l'ho azzeccato. Sì, direi di sì. Direi di sì. Non come l'altra volta, che a volte, sai, trovo persone che hanno 4 follower e raido loro No, 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 è lui, e lui. dico no, ho sbagliato. Bene, ragazzi, allora, grazie per averci seguito anche oggi. Grazie, Lanz, per essere venuto in vocale. E noi ci vediamo venerdì prossimo. Come vi dicevo, per voi che siete qui, non serve più che faccio una programmazione, ragazzi. Ogni venerdì alle 21:30 c'è il programma. Magari farò qualche volta come si dice, un sondaggio per vedere se magari vi va di fare un po' di pittura insieme o parlare di qualcosa insieme o affrontare qualcosa insieme, ma in generale ci guardiamo dei replay, guardiamo delle partite in diretta, potremmo anche guardare delle nuove partite, anche perché Hazermas adesso ha tutti gli effetti un commissioner della CCL, giusto Lanza? Sì. Esatto, quindi dai, cioè, insomma, da non gioco più a commissioner della CCL. Vabbè. Un po' altalenante, Sì, però sono come al solito. contento che sei il commissioner della CCL, così magari Sì. si riesce anche a sapere se c'è qualche partita, e grazie per averla organizzata questa mattina alle 9:30, che almeno ci ha dato la possibilità di vederla e commentarla, ecco. Sì, avrei preferito un'ora diversa, ma figurati. Australiano, vabbè. Ragazzi, vi saluto, ciao a tutti e buona giornata. Ciao ciao! Ciao.